Derby avvincente e divertente alla Carotti. La Jesina lo fa su in extremis al 92esimo, scrivendo la favola di Imbaglie, entrato in campo per mettere lo zampino nel primo pareggio dei Leoncelli e poi nel gol decisivo a tempo scaduto. La Civitanovese fa la sua partita, passa in vantaggio e riprova anche Gagliarda sull'1-1 a ritrovare di nuovo il passo, ma viene punita nel finale dal ritorno dei Leoncelli. Prima della gara il capitano della Jesina Marco Strappini consegna alla curva Leoncello un mazzo di fiori ad un anno di distanza dall'addio al tifoso Diego Red Piersantelli, ricordato da tutti i sostenitori di casa. Derby vero anche sugli spalti, con un centinaio di tifosi da Civitanova, con poche occasioni ma tanto agonismo sin da subito. Prima opportunità al 13esimo, schema su corner per la Jesina, si libera al tiro Mattia Cardinali, ma Diamanti davanti al portiere Cattafesta ci mette il piede e rinvia. Al 20esimo è Berardi da fuori area a concludere debole, Cattafesta controlla senza troppi problemi. Poi è la Jesina a prendere campo del sopravvento, spingendo di frequente a sinistra. È da qui al 28esimo che arriva il cross in area di Mattia Cardinali. Traini ci arriva di testa ma non riesce a schiacciare, pallone che termina alto. La Civitanovese tiene duro, la Jesina insiste al 30esimo. Punizione sul vertice alto dell'area conquistata da Traini. Rossini va a cercare il primo palo, Cattafesta si allunga e mette in corner. Al 35esimo Berardi tenta il colpaccio di testa su punizione di Rossini, sfera che termina sull'esterno alto della rete. La Civitanovese si rivede prima dell'intervallo al 40esimo, percussione di Trillini che va giù al limite dell'area, conclusione su calcio da fermo di Morbiducci, la palla si ferma contro la barriera. Al ritorno in campo nella ripresa è subito sorpresa da parte della Civitanovese. Dopo due minuti difesa Leoncella sbilanciata sul pallone messo in area da destra da Trillini. Schiavone riappoggia di testa al centro dove D'Ancona è indisturbato per il tocco facile in porta. 0-1. I rossoblù insistono e sono di nuovo insidiosi al 50esimo. Blitz in area di Trillini, conclusione che termina alta. Sostituzioni Leoncelle, fuori Pierandrei per Sassaroli e Carnevali per Mbaglie. Il pari Leoncello arriva al 67esimo, manovra che porta al cross Rossini. Nel cuore dell'area spicca di testa proprio Mbaglie, Cattafesta con un balzo gli nega la gioia del gol, ma Strappini è lì pronto per il tap-in 1-1. La Civitanovese rialza la testa e ci riprova con Trillini. Bella botta al 70esimo, ottima risposta di Tavoni che nega il nuovo vantaggio ai rossoblù. Poi D'Ancona mette fuori sulla respinta. Dall'altra parte tentativo al volo dal limite di Rossini, palla alta al 71esimo. Rossoblù pericolosissimi al 79esimo. Valdés riesce a deludere l'uscita di Tavoni ed indirizza in porta. Tombari va alla rincorsa del pallone e dall'ultimo riesce ad allontanare col brivido dalla linea di porta. I Leoncelli rispondono all'84esimo, deliziosa la conclusione di Traini dal limite dell'area, il pallone centra il montante, Mbaglie è lì davanti ma sul rimpallo non riesce a trovare la porta. Sembra scritto l'1-1 ma al 47esimo della ripresa arriva un'altra storia. Traini lavora con grinta un bel pallone al limite dell'area che poi fa filtrare negli ultimi 16 metri per Mbaglie che davanti a Cattafesta questa volta non perdona. È 2-1, successo della Jesina al Carotti.